Ciao amici, estate, posso farmi ancora una bella colazione con calma come piace a me. Magari per stare anche insieme al partner o a tutta la famiglia senza fretta. Capita anche a voi di pensare così? Secondo una statistica, il 60% degli italiani la pensa come me. Sarà perché in estate abbiamo ancora qualche momento in più, vuoi le ferie, i figli a casa da scuola, il marito via chissà dove, in vacanza per i fatti suoi. Bah. Oh sì, ogni giorno vado a comprarmi un bel vassoio di pasticcini. Attenzione, gli esperti consigliano di fare una colazione con calma, piacevole, ma sana. Io consiglio una colazione trendy e sana, cosa ne dite voi? Se lo dici tu. Bene, allora adesso facciamo colazione insieme. Ecco gli ingredienti fondamentali per la colazione secondo le più recenti ricerche scientifiche: cereali in fiocchi o soffiati, senza glutine, latte vegetale al posto di quello di mucca mu, frutta fresca o frutta secca con semi oleaginosi e soprattutto proteine. Proteine? Le proteine a colazione sono il nutriente più importante. Non trascuriamole perché danno energia e attivano il metabolismo. Fanno dimagrire chi deve perdere peso e fanno crescere muscoli forti e sani e trendy per chi deve fare massa. Ma non lo dico io, in descrizione ci sono due studi scientifici americani che lo spiegano benissimo. Le proteine di oggi sono super naturali e provengono direttamente dai superfood della Isvari, quelli della colazione Risveglio di Buddha di cui ho parlato in questo video. È un'azienda specializzata e sponsorizza il video di oggi con uno sconto del 10% su tutti i prodotti. Info anche lì in descrizione. Oggi con tutto questo ben di Dio mi faccio una tazza di colazione ricca e golosa, ma rimango light, leggera. È facilissimo, metto uno o due o tre cucchiai di un po' di tutto e per le dosi, ma dipende dalla giornata, da quanta fame ho. A volte mi piace più croccante, allora metto più frutta secca e a volte mi piace più confortante, allora metto più cereali. Lo sapevate che la colazione è il pasto più importante per consolidare le buone abitudini in famiglia? Lo ha scoperto una statistica tutta italiana. Quindi, se volete diffondere delle abitudini sane in famiglia, a vostro marito, ai figli, iniziate dalla colazione con i prodotti giusti. Aggiungo 3 cucchiaini di proteine. Queste sono vegane, come tutti i prodotti di Isvari, sono crudiste e vegane. Ne aggiungo 3 cucchiaini direttamente nella tazza e poi verso lentamente il latte di riso o di avena, che sono i miei preferiti. Le super proteine della Isvari sono stupende, io le adoro. Contengono proteine esclusivamente vegane, come vi dicevo, estratte da canapa, riso e piselli. E il sapore è buonissimo. Per chi non lo sapesse, la canapa è una delle piante più antiche usate dall'uomo. Questa tazza me l'ha regalata, indovinate un po', un acquario. Non sono io acquario, è lui. Io sono uno scorpione, ma va bene lo stesso. Perché dava da mangiare proteine di qualità insieme a fibre, vitamine, minerali e oli buoni. Insomma, è proprio un alimento completo. Beh, adesso è ora di fare colazione, quindi buon appetito a me. Le proteine Isvari sono ricavate da ingredienti naturali e sono crudiste, così mantengono intatti tutti i loro poteri nutritivi. Si assorbono facilmente e non contengono allergeni come per esempio la soia che molti stanno rifiutando ultimamente. Le trovate in due gusti, classico, quello che ho usato io questa mattina, oppure green, le super green protein con aggiunta di spirulina, chlorella e tè matcha. In questo caso io le metto nei miei frullati o negli smoothie o negli estratti. L'effetto è detox, mineralizzante e rivitalizzante. Ovviamente io uso le proteine Isvari non solo a colazione, ma anche durante il giorno come spuntino o come pre e post allenamento. A volte ci faccio anche un pranzo e una cena sostitutivi, ma non ditelo in giro.
Ma perché fai questa colazione? Perché c'è tutto: carboidrati complessi a lento rilascio, acidi grassi omega 3, antiossidanti, vitamine, minerali, proteine, magre e non ci sono i nemici giurati della linea e anche dei muscoli, no? Zucchero bianco, grassi industriali, additivi chimici, proteine animali pesantucce al mattino e non c'è neanche glutine o lattosio. Io personalmente sono intollerante, ma so che gonfiano e disturbano molte persone. Se volete un'idea geniale per rendere questa colazione super pratica, andate a vedere questo mio video. E per seguire tutti i miei consigli, che sono tanti ormai, se non lo avete ancora fatto, iscrivetevi al canale e poi cliccate la campanella delle notifiche, quella piccola campanellina qui sotto, e scegliete l'opzione tutte le notifiche. Se non fate così, YouTube non vi avvisa più dei miei video e vi perdete tanti consigli. La colazione è il momento ideale per dedicarci al nostro benessere. Abbiamo un po' di tempo e magari il momento proprio perfetto per guardare i miei video. Ora condividete il video con i vostri amici e condividete lo sconto perché risparmiare fa bene anche alla salute. Se partiamo male con una colazione sbagliata, è difficile poi recuperare durante la giornata. Noi ci vediamo al prossimo video, nel frattempo sempre più trendy e sani, con Simona Vignali, naturalmente. If you want it, ooh! Bastigiona!